Allora, ragazzi, posso dirvi che questa roba non me l'aspettavo minimamente. Io vi giuro che non mi ero spoilerato questa cosa della morte di Baku, adesso presunta o tale, non so quale delle due sia. L'unica cosa che mi ero spoilerato era quando un pezzo di merda qua in chat era venuto a scrivere muore, proprio uno in chat tipo qualche settimana fa aveva scritto muore Bakugo, che è una cosa che puoi interpretare in mille modi diversi, può essere che trolla, può essere che... Poi non aveva neanche specificato quando, può essere che muore nel finale del manga, può essere tante cose, quindi questa roba che aveva scritto, questa cosa che aveva scritto muore Bakugo, a me non mi faceva né caldo né freddo. Adesso che effettivamente l'ho vista questa cosa, ho capito a cosa si riferiva, cioè a questa roba in cui sì... Praticamente gli ha fatto esplodere il cuore Shigaraki, quindi mi viene da pensare che sia morto. Cioè proprio l'ha colpito con una parte delle dita, non lo so, però sì, l'ha colpito. Quindi sì, sembra morto, che cazzo devi fare? Non è che c'è molto da dire, sembra a tutti gli effetti morto, se il cuore gli è esploso, quindi non so mo che altro dirvi? Il fatto, sapete qual è? Qui è successa la stessa cosa con Twice. Cioè, anche con Twice era successo in maniera abbastanza repentina. Non mi ricordo neanche bene se in quel caso c'era stata un po' di preparazione alla morte sua. In questo caso sì, in questo caso comunque abbiamo avuto il momento del flashback, ma sembrava più una roba riferita al fatto che lui poteva bat non battere, ma poteva tenere testa a Shigaraki. Cioè, questo momento in cui Bakugo si rialza e grazie al sudore accumulato del suo corpo si muove a velocità supersonica, con poi il flashback di All Might e tutto quanto, mi dava da pensare che era un qualcosa per farci vedere questo nuovo potere o comunque anche qua le potenzialità, la forza di Bakugo. Non mi sarei mai aspettato che subito dopo che stava per sferrare questo colpo a Shigaraki, Shigaraki lo colpiva e lo ammazzava. Cioè, a parte questo flashback con All Might, non lo so, non era, a differenza di Twice, che lì era più palese, cioè là alla fine c'era, era proprio una situazione in cui c'era Hawks che diceva guarda che ti ammazzo Twice, sta attento che ti ammazzo, e Twice che continuava a scappare, a scappare, a scappare, quindi lì mi dava più l'impressione che poteva succedere, qua no. Cioè qui venivamo da una situazione in cui Bakugo era già stato sconfitto da Shigaraki, si era rialzato. Aveva appena riniziato a combattere, da poco, cioè era da poco che aveva riniziato a fare qualcosa, e quindi non ti aspetti che in questo momento, in questo frangente, Shigaraki riesce a colpirlo. Aveva anche tirato fuori quella cosa, cioè all'inizio dello scontro con Shigaraki era riuscito anche a prevedere le sue mosse, quindi ci avevano fatto credere che oltre a questa velocità supersonica acquisita tramite il sudore accumulato, tramite, non lo so, avendo analizzato il modo in cui combatteva Shigaraki, in qualche modo avevo capito che era in grado di prevedere le sue mosse. Cioè, quindi mi sembrava una situazione in cui Bakugo aveva ritrovato il suo potere, la sua forza, come volete chiamarla. In più, avendo analizzato bene la situazione, aveva questo vantaggio su Shigaraki che gli permetteva un minimo di evitare i colpi. Cioè, questa roba della super velocità più il fatto che in parte riusciva a prevedere le sue mosse. Pensavo che era una sorta di comeback di Bakugo. Che certo non è che sarebbe durato all'infinito perché stava con un piede nella fossa. Ma non mi aspettavo minimamente che da qui, da questa scena qua, a poco dopo gli perforava il cuore e lo ammazzava. Cioè, non sembra quel tipo di cosa. Cioè, sembra una situazione in cui Bakugo riesce a riprendersi e a tenere testa per un tot di tempo a Shigaraki. Più che altro, sapete cosa mi aspettavo in questo episodio? Che arrivasse Midoriya. Cioè, mi aspettavo che alla fine di questo episodio, dopo che Bakugo aveva fatto vedere i flashback e tutto quanto, arrivava Midoriya, quindi il suo sacrificio in qualche modo era stato utile. E invece manco quello! Cioè, non solo Midoriya non arriva prima che Bakugo venga killato, ma non arriva proprio! Cioè, ce lo fanno vedere pure dalle anticipazioni, non arriva, non è che tra poco... Non arriva. Quindi... Mannaggia, 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 Midoriya, quanto cazzo ci stai mettendo? Quindi sì, per dirvi, secondo me questa morte è ancora più inaspettata di quella di Twice. In questo caso no, perché più che altro mi sarei aspettato di più la morte di Bakugo più all'inizio dell'episodio. Cioè, in questa situazione dici, vabbè, te lo aspetti, mentre nel momento in cui ha ripreso le forze, ha ripreso a combattere, dici, vabbè, ma non è che lo può ammazzare adesso.
Quindi è proprio sta roba che mi ha veramente stunnato. Qui io non so bene che dirvi, cioè nel senso, anche con Twice mezzo non volevo crederci che fosse morto così, però lì si trattava di un villain, si trattava sia di un cattivo che di un personaggio secondario e soprattutto si trattava di un personaggio, Twice, aveva un potere sbroccatissimo che non poteva rimanere in gioco, era troppo forte. In questo caso si parla di un protagonista praticamente, il personaggio principale insieme a Deku. Che non ha neanche un potere così sbroccato, quindi non c'è motivo di ucciderlo, cioè non c'è motivo di farlo fuori come nel caso di, come si chiama? Star e Stripe, quella puttana americana di Star e Stripe che è morta in mezzo episodio. Cioè non è come Star e Stripe che ha un potere troppo forte, quindi qui, ripeto, non... cioè è una cosa inaspettata, è una cosa veramente, veramente inaspettata, tant'è che a me quasi verrebbe da dirvi... Che non è morto, perché è un personaggio all'inizio della stagione, quando abbiamo forse parlato pure di questa cosa di chi poteva morire, mai vi avrei detto Bakugo, perché a meno che di situazioni strane, perché è un personaggio troppo importante. Soprattutto morire così, cioè manco è morto salvando qualcuno, è morto come uno stronzo, se ci pensate. Cioè è morto in maniera epica, per come è riuscito un minimo a tenere testa a Shigaraki, ma è morto veramente come uno stronzo. Quindi è stata veramente una morte inaspettata. Mo, cioè, in parte, in cuor mio, spero che non sia morto, però, a differenza di Twice, che era stato colpito alla schiena, qua gli è esploso il cuore. Quindi, cioè, che dobbiamo dire? È morto. È morto Bakugo, ma è una cosa veramente che non me ne riesco bene a capacitare. Molto, molto particolare. Mi aspettavo, sapete cosa, da questo episodio, dato che, insomma, c'era Bakugo di mezzo? Mi aspettavo una roba come Endeavor. Mi aspettavo un episodio simile a quello di Endeavor, ovvero Endeavor che sembrava sconfitto, si riprendeva, faceva il culo a Shigaraki, magari ci perdeva un braccio, una gamba, l'occhio, quello che volete, ma aspettavo una roba di quel tipo, molto figa, fatta molto bene, ma aspettavo una roba come l'episodio che abbiamo avuto con Endeavor contro il 4-1 qualche settimana fa. E invece, no. Cioè, due settimane fa in realtà. E invece, no. Ci hanno fatto lo scherzetto, non so che dirvi. Cioè, non so quanti di voi si aspettavano la morte di Bakugo. Sinceramente, no. Quindi, applausi, tanto di cappello a Orikishi o come cazzo si chiama, perché effettivamente questa, secondo me, se l'è gestita bene. Flashback nel finale a parte, cioè flashback con All Might a parte, non era una roba che mi sarei aspettato. In questo episodio, magari in futuro sì, non è una cosa che escludevo del tutto, ma in questo episodio era stra... Cioè, non... ripeto, è stata più che altro una morte da stronzo. Cioè, togliamo tutti i flashback, è morto proprio come un coglione, Bakugo. E questa è la cosa, cioè, non è morto salvando qualcuno, non è morto sacrificandosi per... Non ha fatto niente, non ha risolto niente. Quanto ha guadagnato? Avrà guadagnato un minuto? Quindi no, non è cambiato assolutamente, ha avuto proprio una morte da stronzo. Quindi è proprio questo che mi ha spiazzato. Stanno combattendo contro il male supremo che ha dentro di sé un potenziale illimitato, lo so. Ah, tu dici che non è morto. Ecco, mo parliamo di questa cosa. Nel senso, parliamo di questa cosa, ma secondo voi è morto Bakugo? Perché, non lo so, c'è qualche dubbio in merito? Secondo voi è morto Bakugo? Facciamo un sondaggio, vediamo quanti credono che sia morto e quali no. Perché, boh, nel senso, sulla carta è morto. No, più che altro sapete cosa? Sapete cosa? Cioè, nel sondaggio voi considerate è morto come ci rimane morto. Non che torna in vita grazie a non so cosa. È morto, ci rimane, proprio non tornerà mai più Bakugo. Quindi voi considerate questa possibilità. Non è vivo, è morto. Perché è morto, punto. È morto. Poi non so se in qualche modo potrebbe tornare in vita. Serve a Deku per diventare Super Saiyan. Ah, ma sicuramente. Quando arriva... Ecco, ora, a parte tutto, ora ci sono tutti i presupposti. Dopo un episodio del genere, ci sono tutti i presupposti per veramente... I prossimi episodi saranno una roba fuori di testa. Secondo me i prossimi episodi saranno una roba veramente fuori di testa. Questo episodio è stato ottimo a livello di doppiaggio, uso delle musiche, le pause di silenzio per enfatizzare il tutto. No, infatti mi è piaciuto molto, molto, molto come l'hanno reso. Tra l'altro, come in altri episodi di questa stagione, in questo c'erano delle piccole aggiunte che hanno migliorato il manga. Per esempio, hanno allungato e contestualizzato meglio il flashback dei Big Three e la scena finale di Bakugo, che è stata di gran lunga più emozionante nell'anime per come l'hanno gestita. Ok, comunque vedo che un 53%, quindi più di metà delle persone... Pensa che non sia morto, quindi che tornerà in vita in qualche modo. Vi giuro che ora come ora faccio proprio fatica a capire come. Sapete cosa? Cosa vi dico io? Se mai Bakugo tornerà in vita,
Penso che le due possibilità sono, per quello che conosciamo noi attualmente, o Eri, però ricordiamo sempre che Eri in teoria non può far tornare in vita i morti, cioè può ripristinare, può far tornare nel passato alcune parti del corpo, ma da quello che sappiamo non può far tornare in vita i morti, quindi è da considerare, però non saprei. Oppure, regà, l'altra possibilità è Deku. Secondo me, l'altra possibilità, se veramente Bakugo è morto, ma dai, raga, gli ha esploso il cuore, è morto. Ripeto, o Eri, oppure Midoriya. E voi vi direte come? Il Quirk che non conosciamo. Potrebbe essere l'unica, veramente l'unica possibilità che potrebbe far tornare in vita Bakugo è il Quirk, il settimo, il sesto Quirk, adesso non ricordo, che non conosciamo di Midoriya. Che hanno detto che è un quirk molto potente, che va usato solo come ultima risorsa, molto pericoloso, ma non mi ricordo neanche bene come l'hanno descritto, ma questa è l'unica cosa che mi viene in mente per far tornare in vita Bakugo, ma è che vedevo, cioè non ci sono altre cose. Quirk dell'amicizia. Eh sì, il potere del secondo possessore, il quirk dell'amore. Lo salva il bacio del vero amore di Deku. Non riesco a essere troppo triste perché è stata una morte inaspettata. Quindi, cioè, mi dispiace, se veramente fosse morto Bakugo, e secondo me sarebbe un colpo di scena, uno sviluppo veramente molto interessante, non avrei nulla da ridire. Cioè, va bene così. Non pretendo, e anzi a me dà fastidio quando i personaggi hanno il plot armor. Cioè, quando i protagonisti non muoiono mai, in qualunque situazione riescono a trovare il modo di rimanere in vita. Cioè, io preferisco quando succedono cose di questo tipo. Potremmo avere qualcosa da ridire sul, ma secondo voi è giusto? Quindi diamo per scontato che Bakugo non torna in vita. Secondo voi è giusto che Bakugo sia morto in questo modo? In questo punto, più che altro? Cioè, secondo voi è un personaggio che avrebbe avuto qualcosa in più da dare alla serie? Avrebbe potuto fare qualcos'altro? C'era ancora un qualcosa che dovevamo vedere di questo personaggio? O ha già raccontato tutto quello che doveva raccontare? Ha già fatto tutto quello che doveva fare? E è giusto che sia morto. Vi dico come la penso. Secondo me, tralasciando il rapporto che aveva con Deku, io credo che la maggior parte delle cose che doveva fare le ha fatte. Non poteva, abbiamo visto che difficilmente poteva diventare più forte di come è adesso. Le cose che doveva dire a Deku le ha dette, si sono chiariti nella scorsa stagione. Non credo che in futuro avrebbe potuto fare chissà cosa, a livello sia di lui come eroe, sia di relazione con Deku, cioè che doveva veramente, non so, si doveva dichiarare a Deku, cioè ormai si erano chiariti. La cosa con All Might è appunto l'ultima roba che ha detto: avrei voluto chiederti un autografo, che è una cosa che non ha mai fatto, quindi a me sembra che fanno passare il messaggio che l'unico rimpianto rimasto a Bakugo è questo qui di All Might, cioè di chiedere l'autografo ad All Might, o comunque di mostrare un po' meglio ad All Might quanto tenesse veramente a lui come eroe, come mentore. Quindi questa è l'unica cosa che mi viene in mente, però se posso dirvela tutta, ho qualcosa da ridire sul modo in cui è morto. Perché per quanto sia stato inaspettato e quindi di sicuro un plus, è morto veramente, secondo me è morto veramente da stronzo. Coso, Bakugo. Se ci pensate, cosa ha fatto in questi episodi? Ha combattuto un po', pochissimo con Shigaraki, ha preso quasi fin da, cioè ha avuto un episodio molto bello, ma non è servito a niente. Cioè, ha lanciato un attacco molto forte, ma non è servita una sega. È stato subito neutralizzato da Shikaraki. E in questo episodio ha tentato un'ultima volta di riprendersi, ma è crepato. Sì, cioè, non sono stati sicuramente episodi brutti, ma non è il modo in cui mi aspetterei che fai morire il protagonista. Cioè, che fai morire uno dei personaggi principali. Quindi sono un po' combattuto. Di base, secondo me ci sta, questa roba è sicuramente un bel plot twist, ma d'altro canto sono un po' insoddisfatto per il modo in cui è morto, per il modo in cui è successo. Detto questo, se mi chiedete secondo me se Bakugo tornerà oppure no, perché che sia morto, secondo me è morto, quindi dobbiamo solamente capire se tornerà in vita, io vi direi più di sì, perché non lo so, raga, mi sembra un personaggio troppo importante per morire in questo modo. Quindi non lo. Cioè, è particolare, è particolare. Cioè, sono molto indeciso. È un 50 e 50, ma io non escludo la possibilità che torna. Mi sembra veramente un personaggio troppo importante.
per morire in questo modo. Staremo a vedere, ma io mi terrò da parte, a differenza di Twice, mi terrò da parte la possibilità che in qualche modo dovremo... Secondo me sta tutto nel capire il quirk di Midoriya. Quando avremo capito qual è il quirk nascosto di Midoriya, dei possessori precedenti, del One for All, lo capiremo, perché Eri non può farlo tornare in vita e non ci sono altre robe che possono succedere, quindi o è il quirk di Midoriya o Bakugo è morto. È una cosa che a me dà fastidio, ma io qui per esempio continuo a non capire come funziona il metabolismo di Shigaraki. Ho capito che è un immortale sovrumano, ma spero che lo vedremo cedere. Per esempio gli homunculus di Fullmetal Alchemist, nonostante fossero immortali, si rigeneravano. A una certa smettevano di funzionare se avevano subito troppi danni. Non ce l'hanno spiegato. Per ora non è che abbiamo una spiegazione molto dettagliata del funzionamento del quirk di Shigaraki. Se vogliamo dirla tutta, pure a me sembra troppo OP. Pure a me il quirk di Shigaraki, ora come ora... Che non è neanche un quirk, perché, cioè, questa rigenerazione delle dita non è un quirk. È perché Aizawa glielo sta annullando, quindi è una cosa proprio del suo corpo. Troppo, troppo OP. Se non l'hanno spiegato adesso, non vedo perché dovrebbero farlo più avanti, però... Sì, cioè, mi piacerebbe pure a me che in qualche modo trovassero un punto debole, cioè che avesse in qualche modo un punto debole, perché ora come ora sembra veramente inarrestabile, cioè sembra ogni... qualunque cosa proprio OP che ci sia, lui ce l'ha, quindi è immune a qualunque cosa, si rigenera all'infinito, è fortissimo, non lo so, è veramente una roba senza senso. Praticamente non ha realizzato nessun sogno e ha tipo solo 16 anni, ma infatti anche quello, cioè... Veramente, veramente che brutta morte. Ora muore anche Todoroki, vabbè, ovviamente. Considerate questa cosa, se è morto Bakugo, io dubito fortemente che faranno mai morire un altro personaggio interessante. Non ce n'è bisogno. Dopo la perdita di Bakugo, non penso che il mangaka permetterebbe una cosa del genere. A me sembra una morte inutile per la battaglia, anche contando il fatto che Deku è arrabbiato. Tanto Shigaraki deve essere salvato, non ucciso. Ora, se vogliamo parlare di questa cosa dopo quello che è successo in questo episodio, secondo voi Deku lo salva a Shigaraki? Io ve lo dico. Se Bakugo non torna in vita, e se Deku, dopo che Shigaraki gli ha ammazzato il suo interesse amoroso maschile, non uccide Shigaraki, secondo me qui stiamo a livelli veramente assurdi. Lo deve ammazzare, basta. Dopo questa cosa, lo deve ammazzare. Non, cioè, se ci mette anche solo un secondo a pensare di salvarlo, io mi si tappa la vena, gli do 2 a My Hero Academia. Il resto dell'episodio, secondo me, non è che c'è troppo, troppo da dire. Ho qualcosina in merito alle Million che non mi ha convinto. Cioè, ad esempio, durante lo scontro, come mai a una certa le Million non è più riuscito a raggiungere Shigaraki? Non l'ho proprio capito. Cioè, a una certa, proprio sembra bloccato, le Million. Quando lui può attraversare qualunque cosa e fare il cazzo che vuole. Quindi, in che modo Shigaraki è riuscito a bloccare le Million? Perché, cioè, veramente, dal minuto 9 al minuto 11... non fa niente. È bloccato. Cioè, sembra quasi che ste mani lo fermano, lo frenano in qualche modo. Ma lui non dovrebbe avere nessun tipo di problema. Quindi, perché sta fermo? Che sta a fa? Non respira se sta troppo col potere. Vabbè, quello certo, però... Boh, non lo so. Mi è proprio sembrato che si è fermato. Il flashback di Negire, da piccola, con il bullismo e poi il primo incontro con il tizio Granchio, molto, molto bello. Mi è piaciuto parecchio, quindi anche tutta la sequenza in cui accumulano il colpo, che non fa un cazzo a Shigaraki, quindi altra cosa da dire, molto molto figa, fatta molto bene, quindi sì, se uniamo queste due cose, l'episodio è molto bello. Migliore di questa stagione a mani bassissime, quindi sì, se vogliamo riassumere, è ovviamente un ottimo episodio, migliore di questa stagione, forse pure uno dei migliori di My Hero. Cioè, alla fine la morte di Bakugo è una cosa veramente molto importante, quindi... Sì, vi direi sicuramente un bel, bel episodio. Comunque, ultima cosa, poi diamo il voto all'episodio e concludiamo il discorso. Si è anche verificato quello che vi stavo dicendo qualche episodio fa in merito a Shigaraki. Ovvero, in questo episodio abbiamo avuto per la seconda volta Shigaraki che vacilla, tira fuori il se stesso bambino e si blocca, ha una crisi esistenziale. Quindi... ora che ci hanno fatto rivedere anche questa cosa, inerente agli amici di Shigaraki che l'ha fatto sbroccare,
credo proprio che questa roba dello Shigaraki bambino sarà un punto essenziale per quanto riguarda il come lo sconfiggeranno. Mi viene proprio da pensare che Shigaraki, per uno dei motivi per cui Shigaraki perderà, sarà questo. Cioè sarà che la sua personalità da bambino lo frenerà, permetterà a Deku di vincere. Questa è proprio l'idea che ho. Che a me non piace molto, sarò sincero, non mi piace tanto questa possibilità, ma dopo che è la seconda volta che lo vediamo, che vi devo dire, purtroppo credo che succederà così. Comunque, per riassumere, bellissimo episodio, fatto molto bene, la morte di Bakugo totalmente inaspettata, e che voto gli diamo? Vabbè, raga, se all'episodio 10 gli ho dato 9, il 10 non l'ho mai considerato a questo episodio, secondo me ci sono episodi migliori. Però. Ragazzi, qua tra 9,5 e 9 più. Per ora vi dico 9 più. Non siamo troppo. 9 e 22. Quindi il vostro voto è un 9 e 22. Direi che 9 più va benissimo così. Quindi comunque questo qua si conferma il migliore episodio di questa settima stagione. Così per sfizio andiamo a recuperare pure la sesta stagione. Per vedere che voti avevo dato alla sesta di My Hero Academia. Un 9,5 al terzo episodio. Ah, la morte di Twice, esatto. Era già al... porca puttana, era già al terzo episodio. Quindi aveva avuto un 9,5 al terzo episodio. Un 9 più al dodicesimo, un 9 all'undicesimo, un 9 all'ottavo. Comunque sì, si conferma... E poi basta. E poi dalla... Ah no, e poi un 9 più al ventunesimo. Che anche qua non mi ricordo bene che era successo al ventunesimo episodio. Ah, è l'episodio del discorso di Bakugo. Sì, forse è l'episodio dopo. Deku contro classe A. È questo qua, è Deku contro classe A, sì. Ok, allora ci sta, ci sta. Questo qua mi era piaciuto parecchio. Sì, questo qua mi era piaciuto parecchio. Quindi, vabbè, diciamo che sì, si conferma comunque l'episodio di oggi, uno dei migliori di My Hero Academia, senza problemi.